Ciao Vivis e benvenuti sul mio canale YouTube. Il mio nome è Carmi e siamo qui riuniti oggi per bere tantissimo caffè, ma soprattutto per provare un prodotto nuovo che rispetto al solito non sarà un testing first impression, ma vedremo più o meno nell'arco del tempo se questo prodotto fa quello che dice oppure sono solo soldi buttati. Quindi spero voi siate pronti. Come avete già letto nel titolo, oggi parliamo di un siero per le ciglia, perché credo voi sappiate benissimo, almeno se siete da anche un'ora nel mio canale, avete proprio visto che io ho le ciglia sfigate di YouTube e anche del mondo. Quindi questo prodotto ha il suo da farsi. Abbiamo fatto un sorseggio molto molto bollente, quindi facciamo il resoconto di cosa sta succedendo, perché forse alcuni di voi sono anche abbastanza confusi come me. Questo è il prodotto di cui parleremo oggi ed è il Rapid Lash Eyelash Enhancing Serum. Quindi abbiamo già capito l'ambaradam, abbiamo capito che cosa succede, vi leggo il claiming, quindi vuol dire che cosa questo prodotto fa prima che lo applichiamo e poi vi mostro come applicarlo. Ed è: in full looking lashes as little as 30 days, e vuol dire che praticamente dovrebbe darti tutto il suo beneficio, il panificio, in 30 giorni, 50% long lashes e 75% più volume. Quindi sembrerebbe una cosa assolutamente meravigliosa. Questo prodotto è cruelty free, io l'ho acquistato da Boots ed era intorno ai 34,99 35 pound, però so che è disponibile anche su Amazon, quindi se in caso non abitate nei paraggi di Londra o non venite a Londra anytime soon, potete acquistarlo da Amazon. Questo è il prodotto al suo interno, ha 3 ml di prodotto ed è cruelty free. Esce con questo leaflet che praticamente è il foglietto illustrativo, ti dice assolutamente come utilizzare questo prodotto e che cosa fa, ma il claiming è davanti alla box, quindi già sappiamo. E per applicarlo è molto molto facile, molto semplice, perché tu praticamente basta che sviti e ha questo piccolo pennello che sembra quasi come quello degli eyeliner, e l'unica cosa che devi fare è applicarlo veramente molto molto vicino alla parte superiore delle tue ciglia, tanto come faresti con un eyeliner. Quindi io direi di applicarlo. Vado a prelevarlo un pochettino, faccio un po' di wiggle, ho il prodotto e vado proprio qua vicino e inizio piano piano ad appoggiarlo alla base delle ciglia. Una cosa che devi fare quando utilizzi questo prodotto è non mettere nessun tipo di make-up sopra o sotto, anzi dicono che la miglior cosa da fare è utilizzare questo prodotto prima di andare a dormire. Infatti oggi l'ho messo un pochettino prima del solito, ma nei prossimi 30 giorni lo applicherò giusto prima di andare a letto, vicino, lo metterò vicino al mio toothbrush, quindi mi lavo i denti e mi faccio le ciglia e vado a mettere più prodotto sopra qui, perché è dove voglio le mie ciglia da un po' di allungamento, un po' di curving, un po' di tutto, e proprio piano piano io passo il pennellino anche su quelle sotto. Non mi interessa che crescano chissà quanto, ma giusto in caso da bilanciare un attimo la situation. Vi dico subito che giorno è oggi, perché mi sono dimenticato di dirlo prima, c'ho il telefono sporco. Oggi è il 7, quindi è il giorno dopo la Befana, e in questo momento sono le 6:43, 6:42, quindi che c'è da dire? Queste sono le mie ciglia, le avete viste prima senza il prodotto, le vedete adesso con il prodotto. Io direi che scappo, vado a continuare la mia giornata, ritornerò qui esattamente tra una settimana, quindi martedì prossimo, vedremo un attimo che cosa è successo, come sta andando l'ambaradam, e continueremo così per 30 giorni e vi prego, incrociate le dita che questo prodotto funzioni. Io vado a prendere e sorseggio il mio caffè, quindi ci vediamo tra una settimana, ciao! Ed eccoci qua Vivis, sono tornato, è precisamente passata una settimana e un giorno e ve lo mostro qua dal mio telefono, che è il 15 di gennaio. Ancora una volta non è tarda sera, sono solo le 6:20, ma per una nonna inside like me è veramente tardi. Vi dico subito che ho già fatto cena e se vedete i capelli bagnati, mi sto facendo una maschera molto molto veloce e sto bevendo caffè. Non è cambiato assolutamente niente. Oh no.
Come stavo dicendo, Bibis, questa è la prima settimana passata, infatti vi faccio vedere qua da delle clip che ho fatto con il telefono, che tutti i giorni io ho applicato questo prodotto. Che vi posso dire? Sinceramente a me sembra, e spero non sia un effetto placebo, che questo prodotto stia funzionando. Infatti sarà per questo che io ho deciso di farvi vedere anche queste clip del primo giorno che l'abbiamo applicato e completamente oggi, così da vedere insieme. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché io noto una leggera differenza, o almeno una differenza che si sta iniziando a notare. Le trovo decisamente più lunghe e forse leggermente più folte. Non mi sembra di aver ricevuto più lashes, quindi non mi sembra che ne stiano crescendo più di quelle che già avevo, però mi sembrano decisamente un pochettino più, più interessanti da lavorarci. Vi dico la verità, l'altro giorno ho filmato un video per Instagram dove ho utilizzato per la prima volta sempre solo mascara ed ero anche contento di come era venuto il look. Quindi per il momento ci sta piacendo, io ritorno subito e lo applichiamo insieme perché io ho sempre queste cose dentro le tasche. Che cosa vi posso dire? Non mi sto trovando male per niente, anzi è molto molto facile come prodotto applicare, come vedete, cioè veramente ci metti 2 secondi. Devo ancora capire se ne sto applicando troppo o troppo poco, perché sinceramente non riesco proprio a misurarmi benissimo. E essendo una persona che comunque fa skincare notturno, quindi io la sera comunque dopo che mi sono struccato 2-3 volte a settimana faccio le mie maschere idratanti, utilizzo sempre i miei sieri, le mie lozioni, io praticamente ho tutte queste pozioni, io sono una strega. Aggiungere un prodotto in più, soprattutto un prodotto così rapido che veramente tu basta che fai così e ce l'hai messo, non mi cambia assolutamente la vita. Non è che devi aspettare tenerlo in posa o una cosa del genere, tu lo metti ed è già fatto. Come ho anche detto l'altra volta, mi raccomando, facciamo sì che le nostre cigliozza o almeno le nostre palpebre siano asciutte, perché sennò il prodotto non funziona bene. E questo è, diciamo, tutto. Questa è la seconda settimana che sta iniziando. Io vi risaluto un'altra volta, ripiglio il caffè perché non c'è cosa migliore di la sera, Lash Serum e Coffee, e naturalmente io ricomincerò di nuovo questa settimana e continuerò a mettere questo prodotto e vediamo che succede. Io voglio le ciglia più lunghe che voi abbiate mai visto. Mi sono dimenticato, scusate. Ed eccoci qua, Bibis, nuovamente siamo ritornati ancora una volta in questo video. Per voi continuano solo a passare secondi, per me invece settimane intere. E parlando di settimane intere, mea culpa, io ho saltato la terza settimana di footage. Ho comunque utilizzato il prodotto tutti i giorni, sono veramente molto contento perché non mi sono dimenticato nemmeno una volta. Però oggi, aspetta che sorseggio perché devo raccontarvi un attimo il mio disastro, la mia vita. Come stavo dicendo, il mio disastro è che non ho filmato la terza settimana, ma siamo direttamente zompati alla quarta. Infatti, se vedete adesso sul mio telefono, indica che è il 28 di gennaio, siamo ancora nel 2020, quindi almeno l'anno è quello, ma io mi sono perso. Sinceramente, ve lo dico con tutto il cuore, non credo sia cambiato tantissimo dalla terza alla quarta settimana, o pressoché dalla seconda alla quarta. Cioè, credo che abbia comunque rinvigorito le mie ciglia, sembrano un pochettino più lunghe, però non mi sembra questa cosa super super drammatica. Io ho ancora una settimana, non ho saltato neanche un giorno, infatti qui ho tutte le mie prove, le mie testimonianze. Come sapete, su Instagram non si può barare il giorno proprio, non avrebbe nemmeno senso barare, quindi cioè, ve lo dico proprio così. Però in caso potete vedere che io, anche se ho saltato la settimana scorsa di recording, ho comunque applicato il prodotto tutti i giorni. Quindi siamo arrivati all'ultima volta che lo applicheremo qui in camera. Io comunque farò gli altri 7 fuori. Che vi posso dire? Sinceramente cercherò di tornare esattamente il 7, anche se non credo sia fattibile, perché vengono le mie amichette Gaia e Martina a trovarmi e saranno qui tipo dal 6 al 10.
Quindi in caso forse sarò un pochettino in ritardo di qualche giorno, ma io comunque finché questo prodotto non finisce continuo a utilizzarlo anche dopo i 30 giorni, perché sinceramente non credo cambi qualcosa, cioè non credo peggiori la situazione, ecco, quindi se non peggiora io sono a posto. Quindi che dire, io continuo ad applicare il mio Lash Serum, che ancora una volta ci metti 3 secondi, è veramente facile. Ricontinuo a bere il mio caffè e niente, check-in della settimana quarta, perché la terza non è voluta venire, completato. Ed eccoci qua, Vivis, sono tornato. Questo era proprio uno slow-mo di slow-mo, non se ne può più. E vi devo ammettere che, come potete vedere, non solo la mia tazza è diventata una bacinella di caffè, ma non sono passati 30 giorni, ma ne sono passati 55, lo so. C'è una vera motivazione, vi giuro che c'è una motivazione, quindi fatemi fare un sorseggio veloce e vi spiego perché ho dovuto rimandare questo video. Perché vi giuro c'è una motivazione. C'è una motivazione. Come vi stavo dicendo, fatemi spiegare velocissimamente la motivazione per la quale io sono tornato il 2 di marzo. Quando le mie amiche Gaia e Martina sono state qui, mi mancate tantissimo, vi prego tornate, sono andato da Boots con loro a fare un po' di shopping, come fai sempre, e ho comprato un nuovo Rapid Lash, perché il mio stava quasi per finire, naturalmente erano passati quasi 30 giorni, quindi ho detto ok, prevenire è meglio che curare, fammene accattare un altro. Perché avevo già deciso che il prodotto mi piaceva, piccolo spoiler alert, il prodotto mi piace, però stavo pensando, fammelo acquistare così ce l'ho a casa, così non devo pensarci su. Ok, l'abbiamo capito, vero? Sono tornato a casa e ho scoperto che il prodotto era leggermente diverso, e da là ho iniziato a farmi le pare, perché mi sono detto, perché da questo prodotto che voi avete visto me utilizzare tutte le volte siamo arrivati a questo. Infatti, se non è super chiaro, vi faccio vedere. Quando li aprite, il tappino argento che era prima è adesso violaceo. Il pennellino è praticamente lo stesso, solo che questo qua ha le bristle, ha i peletti colorati, mentre questo qua sono clear. E quindi mi sono detto, ma cambierà solo il packaging esterno, il packaging fuori, o sarà proprio il prodotto cambiato? Esteticamente la box sfortunatamente non ce l'ho con me per fare comparison, ma è esattamente identica, l'inch era uguale, i claiming erano gli stessi, però non lo so, io sono una di quelle persone che quando vede poi le cose sono leggermente diverse, per esperienza personale provando tanti prodotti make-up, quando cambiano il packaging, qualcosa cambia al suo interno, lo abbiamo notato per altri prodotti, quindi avevo un po' di scaramanzia, ho detto oddio, questa cosa è successa. Io naturalmente ho deciso di ho smesso di utilizzare quello grigio, quello di cui mi avete visto, ho iniziato a utilizzare quello viola. Non ho visto alcun cambiamento, anzi si applicavano uguali, la formula era la stessa, tutto quanto, quindi ho iniziato a vedere comunque i risultati, ho continuato e mi stava piacendo. Poi ho fatto la prova del 9, che ho contattato l'azienda direttamente su Instagram, infatti vi lascio uno screen qui, e gli avevo chiesto se il prodotto era effettivamente solo cambiato esternamente o se c'era proprio il prodotto all'interno diverso. Loro mi hanno detto che il prodotto è esattamente lo stesso, ma è solo un revamping del packaging. 2020, new me, new cose, loro hanno deciso di cambiare un pochettino, però vi posso quasi assicurare su me stesso che è la stessa cosa. Quindi ecco il perché, ma io volevo far sì che provandolo potessi anche vedere che effettivamente il prodotto è lo stesso. Quindi avete adesso capito perché sono in ritardo, ma finalmente, bando a queste ciance lunghissime, vi faccio adesso vedere finalmente le close-up del primo giorno a assolutamente oggi, quindi 55 giorni dopo, e secondo me si vede assolutamente una differenza che è stratosferica. Io sono contentissimo di come le mie ciglia sono adesso, le amo tantissimo, e vi dico che una delle cose più belle è che adesso, uno, quando esco di casa sono molto contento solo di mettere mascara, infatti alcuni di voi l'avete notato su Instagram e anche su YouTube, ho messo poche lashes ultimamente, ma anche perché le persone che di solito non se ne rendono conto se ne sono rese conto, e sto parlando di Dan, il mio ragazzo, che è praticamente la persona più al di fuori
fuori dell'ambito beauty e makeup, una volta mi ha detto: Carmi, ma che ciglia usi? Cioè, che ciglia stai usando? Sono bellissime. Io faccio: sono le mie. Lui fa: no, no, sono ciglia finte. Io: no, sono le mie, ero troppo contento. Quindi ha iniziato un po' a tirare, ho detto: senti, senti bellino qui, qua sono da 40 giorni che mi sto mettendo sto siero, non vieni tu a strapparmi le ciglietta, però per quanto il vostro ragazzo non capisca una cippa di make-up, quando poi capisce queste cose, io ero super contento. Quindi, contentezza a parte, voglio terminare questo video velocissimamente con un piccolo Q&A. Infatti, un paio di giorni fa vi ho messo su YouTube una foto che questo video sta per arrivare e se avete delle altre domande. E sono veramente molto contento di avervelo fatto perché alcuni di voi Vivis mi hanno fatto delle domande di cui io non ci avevo assolutamente pensato di dare una risposta. Quindi spero adesso che riesco a aiutarvi un pochettino, quindi ho il mio telefono qua con me. Iniziamo con la prima, infatti faccio vedere qua nello screen le domande quando escono. E abbiamo il primo Vivis, che è Laura, che ci dice: quanto dura il trattamento? Io sono andato nel loro sito, nel FAQ, quindi le Frequent Ask Question, quelle che dicevano di più, e loro dicono che dopo che smetti di utilizzare questo prodotto, dopo che hai smesso il trattamento, dovrebbe comunque durarti per almeno altri 2 mesi l'effetto di ciglia belle riempite, belle folte e tutto quanto. Quindi non ti so dire perché non credo smetterò, però loro comunque dicono che dopo che tu hai smesso almeno per 2 mesi sei più o meno coperta. Dopo quando ho iniziato a vedere i risultati, io personalmente credo di aver iniziato a vedere i primi risultati proprio molto molto notevoli dalla terza settimana in poi, ma loro nel loro sito dicono comunque di aspettare il risultato finale, che dopo 2 mesi, infatti posso, cioè, potete anche vedere, veramente sono cambiate tantissimo le cose nell'arco delle settimane. Va bene solo per le ciglia o anche per le sopracciglia? Questo prodotto è solo esclusivamente per le ciglia. Hanno comunque un prodotto sopracciglia, ma sfortunatamente non credo di provarlo perché le mie sopracciglia sono belle pienotte già di loro e non credo di mostrarvi niente che vi possa essere veramente utile. Quindi mi dispiace, ma credo che questo prodotto non sia per me da provare. Quindi no, scusatemi, ma non avrebbe senso, ecco, non mi va di fare una cosa e poi dire sì, funziona, quando già ho comunque un bel po' di sopracciglia. E anche se funzionerebbe malissimo, i risultati, diciamo, di sopracciglia piene ci sono. Quindi passiamo al prossimo Vivis, che è Veronica, e dice: il costo, che ve l'ho detto prima se in caso ve lo ripeto, è dai 34 ai 35 pound qui in Inghilterra. In Italia potete trovarlo da Amazon. È una cosa di cui dovete stare attenti: quando acquistate da Amazon dovete essere certi che questo prodotto viene direttamente o dall'azienda o dai loro rivenditori, invece che da persone private o singole. Infatti è una cosa che loro hanno detto di dare molta attenzione quando si acquista su Amazon. Io cercherò di trovare un link direttamente su Amazon Italia e ve lo lascio giù nella descrizione in caso voi vogliate acquistarlo. Come sempre io sono molto trasparente con le cose, non è un link affiliato, io non ci guadagno assolutamente niente perché io non prendo link affiliati, non mi piacciono, non fanno parte di me. Quindi sì, se acquistate a me non cambia assolutamente niente, solo che diventiamo gemelli di ciglia. Ne hai provati altri? Questo è il primo, questo è il primissimo di cui io veramente ho deciso di provarlo dall'inizio alla fine, quindi proprio con un regime stretto. Ne avevo iniziati altri, però tra una cosa e un'altra non li ho più continuati, e credo questa volta di esserci riuscito solo e semplicemente perché volevo fare questo video e volevo farlo con voi. Quindi grazie per avermi aiutato a fare tutti questi giorni, cercherò di non smettere. Un'altra cosa che sono molto contento mi sia arrivata questa domanda, perché sinceramente non ci avevo pensato per niente, è da quest'altro Bibis, che chiede se ci sono effetti collaterali, per esempio se il prodotto tende a irritare gli occhi. Personalmente a me non ha mai irritato gli occhi, non ho avuto nessun problema, anche le volte in cui ne ho applicato un po' troppo e un pochettino di prodotto mi è entrato nell'occhietto, ha fatto tipo un po' di pizzichio, ma dopo tipo 5 secondi, 10 secondi diciamo, ha completamente smesso. Però un'altra cosa che loro infatti dicono sul loro sito è che comunque è stato testato dermatologicamente e anche da il dottore degli occhi, che adesso cercherò di dirvelo, è però una figuraccia allucinante. Allora, è inglese, è il ophthalmologist.
figuraccia. E dicono infatti che questo prodotto è completamente safe, quindi va assolutamente bene e non dà irritazione. Naturalmente loro hanno il claiming che dicono perché è un prodotto cosmetico, non lo possono assicurare a tutte le persone che non ci sia una reazione allergica, perché se poi sei allergico a un prodotto, un ingrediente principale, sfortunatamente l'irritazione ti verrà. Infatti loro si lavano le mani dicendo sì, smetti di utilizzarlo, grazie. Però in caso vi devo dire, con tantissime aziende, se ci sono stati problemi di allergia, di solito potete ricontattarli per vedere se vi offrono un ritorno, un refund, quindi si prendono indietro il prodotto e vi danno i soldi. Però quello di solito funziona se poi in caso mai andate a comprarlo direttamente dal sito loro che da Amazon, perché Amazon non credo offra queste cose. Però ancora una volta non sono 100% sicuro con questa azienda, alcune aziende lo fanno. Un'altra domanda, che questa qui è l'ultima di cui io veramente non ci ho proprio pensato, ed è Vivis che chiede, ha detto se porti le lenti a contatto? Sì, perché alla fine questo prodotto lo vai a utilizzare la sera, quindi non ci sono assolutamente alcun problema. Però anche loro hanno ricevuto una domanda molto un'altra domanda, e loro comunque dicono che perché è testato comunque dal dottore degli occhi, lo chiameremo così da oggi in poi, è completamente un prodotto che non dà irritazione e va assolutamente bene, quindi sì, anche se utilizzi lenti a contatto siamo a posto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio adesso a una piccola clip di io che mi sbatto un po' di mascara, così vi faccio vedere com'è con l'effetto mascara, perché qua sono ciglia completamente nude, anzi ciglia con la maglietta di Billie Eilish di H&M. E niente, grazie come sempre per essere qui con me, grazie per l'estrema pazienza di aver aspettato questo video per quasi 2 mesi, però veramente ci tenevo a farlo e farlo bene, e non solo a parlarvene ma a farvi assolutamente vedere com'era. Infatti per alcune cose, con skincare, cose del genere, preferisco prendermi il mio tempo, così almeno vi posso dire e farvi vedere i risultati, invece che fare un testing first impression che non ha assolutamente senso con un prodotto del genere. Quindi spero voi siate ok con questa cosa, ma niente, questo è. Quindi grazie come sempre, se vi è piaciuto il video lasciatemi una bella thumbs up, iscrivetevi al canale, commentate se avete altre domande, se ce ne sono tantissime altre di cui io non ho risposto in questo video. Vi risponderò giù, ma se ce ne sono davvero davvero tante farò un altro video, quindi mi raccomando aprite le danze qua sotto, chiacchierate quanto volete. Se credete che qualcuno possa usufruire di questo prodotto, potete fare lo sharing di questo video, potete mandargli questo video, così almeno aiutiamo un altro bibi che non aveva le ciglia lunghissime e adesso ce le abbiamo. E niente, grazie come sempre, siete la mia vita e come dico sempre, always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, muah! You're welcome, e fammi pigliare sto calderone di caffè che mi stava aspettando.